Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria della colecisti. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la sua forma, il suo volume, i suoi mezzi di fissità, i vasi e i nervi che la circondano, i rapporti che intercorrono con gli altri organi e con le strutture muscoloscheletriche. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi del sistema epatobiliare. La colecisti o cistifellea ha la forma di una pera, la cui estremità maggiore o fondo è diretta in avanti e in basso, e la cui estremità minore o collo si dirige indietro da sinistra verso destra. La lunghezza della colecisti è di circa 10 cm, la sua larghezza di 40 mm, la sua capacità di 50-60 cm cubi. Dalla cistifellea parte il dotto cistico, piuttosto flessuoso e lungo circa 4 cm, il quale insieme al dotto epatico comune, lungo circa 3 cm darà il dotto coledoco, largo 5 mm e lungo circa 6 cm. Ovviamente questa lunghezza varia a seconda della zona di impianto del dotto cistico rispetto al dotto epatico comune. Il dotto coledoco si dirige poi verso il basso per andarsi ad aprire nella seconda porzione del duodeno. Per trovare e valutare la cistifellea e le vie biliari extraepatiche è importante partire dai giusti punti di repere. Il primo punto di repere è un piano passante per la nona cartilagine costale di destra. Il secondo punto di repere è un piano orizzontale passante per lo sfintere di Oddi, che hai già imparato a reperire nel video dedicato al duodeno. Lateralmente abbiamo un piano passante per il margine laterale del muscolo retto dell'addome di destra, medialmente un piano passante per la linea mediana e per trovare il cosiddetto punto cistico ti basterà tirare una linea, detta paracentrale, che parta dal terzo medio della clavicola nel punto in cui questa incrocia la decima costa. È possibile ricercare nella semeiotica della colecisti il cosiddetto segno di Murphy, cioè un blocco riflesso dell'escursione respiratoria durante un'inspirazione profonda alla palpazione del punto cistico, effettuata con le dita piatte sotto l'arcata costale di destra. Altro segno importante nella semeiotica della colecisti è quello di Courvoisier-Terrier, cioè la palpazione nell'addome destro di una massa a forma di banana. Questo potrebbe stare ad indicare una colecisti aumentata di volume, che quasi mai è legata ad un'ostruzione calcolotica, poiché questa in genere porta ad una colecisti piccola con pareti sclerotiche. Il segno di Courvoisier-Terrier, infatti, è più spesso indice di patologie anche severe, come il carcinoma della testa del pancreas. Un altro segno da ricercare è quello di Chouffard-Rivet, cioè la palpazione di un'area triangolare compresa tra la linea mediana e la bisettrice che taglia l'angolo fra la linea mediana e la linea ombelicale. La palpazione profonda di quest'area triangolare risulta particolarmente dolorosa in caso di pancreatiti, di ulcera duodenale o di litiasi del coledoco. Le arterie delle vie biliari extraepatiche sono tutti rami dell'arteria epatica, che viene dal tronco celiaco che hai già imparato a valutare nel video dedicato allo stomaco. Le vene invece si gettano tutte nella vena porta. I nervi delle vie biliari extraepatiche provengono dal vago che porta fibre motrici e dal simpatico del plesso celiaco che porta fibre inibitrici. Ti ricordo che il plesso celiaco hai già imparato a reperirlo nel video dedicato allo stomaco. Il dolore colecistico può avere varie caratteristiche a seconda dell'origine del dolore e della durata del processo patologico. Il dolore colecistico, ad esempio, può essere causato da un'irritazione della mucosa, legata ad esempio a bile spessa, a calcolosi biliare o a poliposi. Può essere causato
da uno spasmo della muscolatura liscia della colecisti per turbe neurovegetative, le cosiddette discinesie epatobiliari, oppure può essere causato da una distensione delle pareti della colecisti dovuta ad un'ostruzione delle vie biliari. In questi tre casi di cui ti ho parlato, il dolore sarà di tipo viscerale, ovvero sordo e poco localizzabile, avvertito soprattutto nella regione epigastrica. Diverso invece è il dolore da colecistite, in quanto l'infiammazione può andare a coinvolgere anche le strutture peritoneali e legamentose vicine, come ad esempio il legamento epatoduodenale. In questo caso il dolore sarà di tipo somatico e non viscerale, quindi di tipo puntorio e meglio localizzabile nell'ipocondrio destro. L'irradiazione del dolore colecistico può essere di tipo toracico per il rapporto con il sistema simpatico che va da T7 a T10. Ti ricordo che per trovare la vertebra T8 ti basterà tirare una linea dagli angoli inferiori delle scapole. L'irradiazione del dolore potrebbe inoltre coinvolgere la spalla destra e la zona cervicale per la forte connessione con il nervo frenico di destra e quindi con i metameri C4-C5. In caso di colecistite, inoltre, l'impegno delle porzioni più laterali del diaframma potrebbe coinvolgere i nervi intercostali e quindi dare un'irradiazione al fianco destro. Ti ricordo inoltre che il dolore colecistico è spesso associato a nausea, vomito e repulsione per i grassi, oltre che a iperacidità gastrica, ad esempio nel caso di reflusso biliare all'interno dello stomaco. E questa iperacidità gastrica non è altro che una ipersecrezione acida di compenso alla presenza di bile all'interno dello stomaco, che tenta quindi di riportare il pH ai suoi valori fisiologici. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.